Buongiorno, buonasera, seconda, ragazzi, una video recensione. Si torna a parlare ancora una volta di Spinnaker. La conosco bene, la conoscete anche voi bene se mi seguite. A proposito di seguire, ragazzi, mi raccomando, molto importante, iscrizione al canale se vi piacciono i contenuti, commenti, like e campanella per non perdervi eventuali altri contenuti che pubblico molto molto sovente. Tornando a parlare di Spinnaker, beh, ripeto, la conosco bene, la conoscete anche voi oramai la storia se mi seguite. Nasce intorno a metà degli anni 2000, un'azienda che praticamente si rifà a quello che è il mondo della nautica, da diporto al mare, alle immersioni. Spinnaker è infatti una vela che conoscete bene, che fa parte delle imbarcazioni a vela che fanno per esempio l'America's Cup, eccetera eccetera eccetera. Non mi dilungo, sono tanti i prodotti proposti, un'azienda che è partita come micro brand diventando poi un medio brand, oggi vola velocemente verso il macro brand. Lo dimostrano sicuramente i numeri di vendita che sono importanti, il numero di edizioni proposte e tutte le loro varianti. Insomma, è un'azienda molto molto dinamica. Quello che andiamo a presentare oggi in realtà è dal 21, è stato presentato sul sito, io arrivo qualche giorno dopo, ma solo dal 5 di luglio sarà acquistabile. È un Spinnaker, detto, il nome è il Fleus, scusate la pronuncia, non so se è perfetta, che viene riproposto, io non l'avevo ancora recensito, viene riproposto in versione braccialata, quindi con bracciale in acciaio. Eccolo, lo andiamo a vedere tra poco. È un orologio interessante, viene proposto sempre dalle stesse date anche il Brunner, invece un orologio che avete già visto in due versioni, diciamo una versione più vecchia e quella più recente sul mio canale, viene proposto in versione braccialata. Per quanto riguarda l'orologio, andiamo a vedere tra poco l'unboxing, scusate, la confezione, il packaging è sempre lo stesso, quindi l'unboxing potrei fare un video unico e riproporre sempre uguale, perché la confezione è fatta da una scatola molto leggera di carta rigida bianca con il logo Spinnaker. Si apre, si tira fuori quella che è la confezione vera e propria, che non so poi mai se è realmente quella di vendita, fatta da due parti, una si sfila dall'altra, in blu con chiaramente il logo Spinnaker, la vela si sfila e scopre il cuscino, il cuscinetto di alloggio dell'orologio stesso. Oltre all'orologio chiaramente un pannetto che io dico e ripeto sempre, anche a forza di essere voglio dire noioso, dovrebbero imporlo per legge, perché è veramente un qualche cosa di molto piacevole. Ragazzi, prima di girare la telecamera per farvi vedere l'orologio, vi dico il prezzo proposto sarà di $350, quindi in euro sono 310 euro. Questo è più o meno al cambio oggi, quindi ragazzi giriamo la telecamera e andiamo a vederlo. Eccoci ragazzi, iniziamo come sempre con le dimensioni di questo Fleus. Sono giuste per quanto mi riguarda, soprattutto per quanto riguarda un diver moderno, un diver degli anni 2010, quindi i nostri. Io credo che 43 mm di diametro, chiaramente senza corona, per quanto riguarda un orologio di questo tipo siano perfetti. 22 mm di distanza fra lansette, quindi per quanto riguarda la larghezza del cinturino, 13.25, quindi non eccessivamente spesso l'orologio, mentre la massima dimensione, il famoso lug to lug, fa contare 51 mm. Per quanto riguarda il peso, nel sito viene indicato 98 grammi, in realtà parlano di cassa, perché se si parla dell'intero orologio, chiaramente col cinturino, col bracciale in acciaio, si sale a 189 grammi. Chiaramente 189 grammi così come adesso, io non ho ancora, diciamo così, pre-regolazione. Poi è chiaro, a meno che non si abbia il polso di Bud Spencer, bisogna inevitabilmente togliere alcune anse, quindi il peso dell'orologio globale andrà a scendere senza mai diventare realmente molto leggero, ma per un diver braccialato direi che ci sta assolutamente. Per quanto riguarda l'estetica, è un orologio piuttosto classicheggiante nelle forme, soprattutto nella cassa, riprende nel design, soprattutto nella ghiera, ma anche nel quadrante, se devo essere sincero, il Blanc Pan 50 Phantoms del passato, i vintage. Quelli odierni sono un po' diversi, ma alcuni modelli del passato sono molto molto simili, compresa l'assenza delle spallette eccetera, insomma lo ricorda molto molto da vicino. Per quanto riguarda quelle che sono le finiture che vi faccio vedere in delle macro, ripeto, molto buone. Abbiamo gli effetti satinato lucidi immancabili negli orologi
Spinnaker, abbiamo questa ghiera che ripeto essere molto particolare, quella che caratterizza un po' il Fleurs rispetto agli altri diver della linea Spinnaker, che riprende assolutamente, come detto, il Blancpain 50 Phantoms. L'assenza di spallette rendono facile la presa della coroncina, che la trovo piacevole anche nel, chiaramente a vite, che la trovo piacevole anche nella sua fattura. Per quanto riguarda invece quello che è il, diciamo così, la parte dietro dell'orologio, ora farò un po' fatica a farvela vedere, ma ci provo, magari anche qui mi metto una macro. Abbiamo innanzitutto il fondello va chiaramente chiuso a vite, lucido, quindi va in contrasto assoluto con quella che invece è il fianco del case, che è assolutamente satinato. Mostra il solito Seiko NH35, quindi ragazzi ve lo dico subito, questo orologio equipaggiato come quasi tutti oramai, mi piacerebbe diversificassero un po' di più gli orologi della serie Spinnaker con un NH35, quindi 21.600 oscillazioni, quindi fermo macchina, quindi ricarica anche manuale, un ottimo muletto, un ottimo entry level, non particolarmente costoso all'acquisto, prodotto da Seiko, o meglio da Sea, che è una controllata di Seiko. La serie NH non è né altro che la serie 4R prodotta appunto da SI. Chiuso il discorso sul movimento, che oramai conoscete bene, avrò recensiti prendo sono 30, 40, forse 50 orologi con questo movimento. Cosa abbiamo scritto? Abbiamo automatic movement, all stainless steel, water resistant, ragazzi, 150 metri, quindi 15 atmosfere. Japan Movement, e poi c'è la referenza che è SP5055. Dimenticavo, ragazzi, lo trovate in sono quattro le referenze, o meglio quattro le colorazioni, andate a vedere sul link che vi metto in description. Il quadrante bello particolare, indici come piuttosto grandi, abbiamo indici numerici tre soli in realtà, ore 6, ore 9, ore 12. Al ore 3 abbiamo la data e niente, e poi abbiamo, ecco, una particolarità che non abbiamo gli indicatori, o meglio solo ogni 5 minuti sul bezel, sulla ghiera. A differenza, per esempio, se andate a vedere i Blancpain 50 Phantoms di oggi, che hanno comunque l'indicazione dei minuti, quelli che hanno la ghiera fatta nello stesso modo, 15 minuti, l'indicazione di ogni minuto fino al 15°. Quindi questo, mentre il vintage non era così, quindi per questo dico è molto più simile a un 50 Phantoms vintage rispetto a quelli odierni. La parte importante di questo Fleurs, ragazzi, è assolutamente il bracciale. Un bracciale interessante, un po' molle, nel senso non dà una sensazione di grandissima, cioè è solido assolutamente sì, però non dà una sensazione di forza che restituiscono invece altri bracciali, soprattutto bracciali che magari vengono montati su orologi che a volte, cioè diciamo così, di norma si trovano su orologi più costosi. Su un orologio da 300 euro un bracciale in acciaio come questo ci sta e come. Bello, belle le maglie, anche qui abbiamo effetti lucido satinati, abbiamo le anse che sono piene, così come i finali pieni, finali ben assemblati. Vedete come sono, com'è preciso l'inserimento dei finali all'interno del case, davvero davvero ben fatto, ben realizzato, preciso. E poi abbiamo un'ottima, io direi almeno definirla ottima, claps, quindi la chiusura, il deployante, ecco, diciamo così. Vedete peraltro a stainless steel le due parti centrali della componentistica, doppia chiusura di sicurezza, uno, ora i guanti e due, e abbiamo anche l'adattamento sulla muta. Questo è il cinturino. Davvero ben fatto, davvero buono. Dimenticavo, poi mi tolgo il guanto, perché sennò faccio veramente fatica a fare questa prova, a farvi sentire, perché ultimamente con i guanti non lo sto più facendo, devo tornare a farlo. Abbiamo la ghiera 120 scatti che gira in questo modo. Secondo me è buona ed è abbastanza, anzi, precisa. Il rumore che restituisce non è male. Devo dire che sì, ci siamo, mi piace assai. Buonissima la luminescenza, con Super Luminova, ve la faccio vedere chiaramente in una foto. E poi dimenticavo un vetro veramente veramente bello, zaffiro con antiriflesso, che diciamo ultimamente Spinnaker ci sta abituando ad equipaggiare, a inserire nei propri modelli. Ragazzi, che dire, lo proviamo?
Ragazzi, eccolo al polso, devo dire che è bello, un bel orologio, poi io adoro particolarmente i bracciali, gli orologi con un bracciale in acciaio, sono esteticamente, soprattutto i diver, notevoli, meno comodi, più pesanti, con diciamo così una possibilità di regolazione un po' più complicata al polso, anche perché insomma trovare la dimensione perfetta, cioè, tendono comunque sempre un po' a scivolare quei braccialati attorno al polso o sono troppo stretti, insomma io preferisco come comodità in realtà un cinturino in gomma che trovo assolutamente perfetto, esteticamente però non ce n'è, chiaramente il bracciale in acciaio come detto aumenta fortemente il peso e quindi lo si sente di più al polso, comunque l'effetto è decisamente piacevole. Il momento della conclusione è semplice, come sempre Spinnaker dà degli orologi, propone degli orologi che sono assolutamente sopra la media per quanto riguarda la qualità in rapporto al prezzo di acquisto, che ribadisco essere 310 euro. L'orologio è bello, sì, chiarissima l'ispirazione al Blancpain 50 Phantom, soprattutto le versioni vintage, però a me piace il Blancpain, l'ho anche inserito in un video tra i più belli orologi sotto i 10.000 euro che si possono acquistare e quindi assolutamente capite quanto mi possa interessare, ecco, questo tipo di design, questo tipo di linea e soprattutto questo tipo di ispirazione. Il bracciale, che lo differenzia dalla versione precedente, lo reputo sopra la sufficienza, è un bracciale che ci si aspetta a questa, diciamo, in questa fascia di prezzo da orologi che appunto montano un bracciale in acciaio, molto buona la chiusura deployante con doppia sicurezza e l'adattamento sulla muta, quindi ottimo da quel punto di vista, è ben fatto. Il bracciale, che ha maglie piene, finalini pieni, però dà una sensazione, anche lavorato bene, devo essere sincero, con anche transizione lucido a satinato, però non dà una sensazione di pesantezza, di robustezza, di forza, ecco, che molti altri bracciali in acciaio restituiscono. Ecco, quindi non arriva a voti altissimi, sicuramente è sopra la sufficienza, diciamo che ho visto di meglio. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuta la recensione, un saluto, come sempre, alla prossima, ciao!